Hai scoperto la dieta chetogenica, ma non sai di preciso come funziona. Hai cercato informazioni su internet, ma non ne vieni a capo. Hai trovato persone che vogliono venderti dei prodotti a dei prezzi folli, cercando di convincerti che la strada più veloce per perdere peso è che ti bastano solo 21 giorni. Fermati. Sei nel posto giusto. Il dottor Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista esperto di dieta chetogenica, ti guiderà con questo podcast in questo meraviglioso stile di vita. Ma non solo. Troverai storie di successo dei suoi pazienti e interviste esclusive con medici e professionisti legati al mondo della dieta chetogenica. Iscriviti subito al canale e non perderti le prossime puntate. Benvenuta in Vivere in Chetogenica. Episodio 43 della seconda stagione di Vivere in Chetogenica, l'unico podcast italiano dedicato a dieta chetogenica e allo stile di vita chetogenico. Al microfono dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista e divulgatore su questo tipo di alimentazione. Oggi parliamo di errori che si commettono durante la misurazione della chetosi, soprattutto riguardo alla chetosi urinaria, quindi quella fatta con lo stick per le urine. Ma prima di iniziare questo, ti ricordo anzitutto che abbiamo un gruppo Facebook che si chiama Vivere in Chetogenica, che è il gruppo Facebook italiano più grosso e più importante in Italia sulla dieta chetogenica, conta più di 82.000 iscritti e ogni settimana sono in diretta alle ore 21 per parlarti di dieta chetogenica e rispondere a tutte le tue domande e dunque sono a disposizione gratuitamente ogni giovedì alle ore 21 se ti può interessare condividere con me tutte le tue esperienze sulla chetogenica. Inoltre, ti ricordo, se ti piace questo podcast, di mettere le 5 stelline dalla piattaforma da cui lo stai ascoltando, in modo tale che diventi sempre di più il punto di riferimento in questo formato sulla dieta chetogenica e aiuti tutte le persone che ancora non lo conoscono a imparare correttamente quello che si fa o non si fa in dieta chetogenica. Partiamo quindi con questo discorso dello stick della chetosi. Perché parlo di questo? Anzitutto perché vedo con i miei pazienti soprattutto che con questo test si fa una marea di confusione e una marea di confusione anche rispetto a essere in chetosi, non esserlo, perché non lo sono, perché lo sono, perché ho delle difficoltà a entrare in chetosi e anche quali sono i fattori che interferiscono con la chetosi stessa rispetto a questi stick urinari. Allora, anzitutto questi stick urinari sono uno dei tre test che può essere effettuato rispetto al monitoraggio dei chetoni. Gli altri due sono: uno, il test con il chetonimetro attraverso la misurazione sanguigna, e l'altro un chetonimetro attraverso la respirazione, quindi tramite il soffiare in un attrezzo, in una macchinetta che rileva i livelli di acetone e indirettamente quindi i livelli di chetosi del sangue. Quello delle urine è il test sicuramente un po' più pratico da effettuare, il meno costoso perché non bisogna comprare nessun attrezzino e certamente quindi quello che più facilmente viene utilizzato dalla maggior parte e dei miei pazienti e delle persone che anche nel gruppo Facebook seguono la dieta chetogenica. Però attenzione, il problema di questi stick è che vanno saputi leggere, ovviamente non tanto saputi leggere rispetto al colore che prendono quando viene misurata la chetosi, quello è abbastanza facile, basta poi comparare questi test rispetto alla leggenda che troviamo sulla confezione di solito, dove c'è un gradiente che va tra rosina pallido e viola e all'aumentare dell'intensità del colore maggiore sarà la nostra chetosi. Ci sono anche dei livelli, diciamo, in millimoli da guardare, ma ecco, questo è il meno. Una volta guardato il colore si capisce bene. Infatti a molti miei pazienti chiedo dei feedback proprio su questo, facendo la fotografia al test, in modo tale che anch'io possa valutare non solo il peso e misure che mi viene inviato settimanalmente, ma anche i loro livelli appunto di chetosi e se sono o non sono in chetosi. Quindi quali sono però i problemi di questo test? Anzitutto noi andiamo a monitorare la chetosi urinaria, quindi non andiamo a monitorare quella sanguigna perché non sono esattamente la stessa cosa. Le urine raccolgono quelli che sono i chetoni che l'organismo sostanzialmente, dopo averli prodotti e averne almeno in parte utilizzati, insomma in grossa parte di questi,
va a eliminare dopo questo tipo di utilizzo. Quindi vediamo quello che è un po' il residuo dei chetoni che il corpo appunto va a filtrare ed eliminare e non utilizza. Quindi questo è già un dato interessante rispetto al sangue, dove vediamo in tempo reale quello che è il valore di chetoni appunto presente a livello ematico. E come magari ti sei già accorta, o comunque come magari già successo, la chetosi non solo nel sangue fluttua abbastanza durante il giorno, e chi ha indossato quei chetonimetri in continuo, quindi quegli strumenti simili glucometri che per 15 giorni monitorano i livelli di chetosi tramite il sangue in continuo, si è accorto che la chetosi è un qualcosa di estremamente fluttuante, molto di più per certi versi per chi fa la cheto della loro glicemia. E questo perché? Perché la chetosi va a tanti fattori che la influenzano, dal momento della giornata, gli ormoni, il sonno, tanti fattori che possono farla fluttuare. E attenzione, questo non è per forza un male, cioè non è l'obiettivo tenerla stabilmente a livelli, a un certo livello o a livelli molto alti. La chetosi, sapendo che fluttua, sappiamo che può fluttuare, dunque non è detto che debba stare sempre sopra certi livelli. E soprattutto i livelli, specialmente a livello urinario, dipendono anche dal momento in cui mi trovo di questa dieta. Perché? Perché quello che succede è che durante il primo periodo di cheto adattamento la situazione è un po' questa. Noi abbiamo un'iniziale produzione di chetoni nei primi 4, 5, 6, 7 giorni di dieta, ma ancora una scarsa capacità di utilizzarli a scopo energetico. Questo chiaramente porta con sé una conseguenza, che non volendo l'organismo andare a livelli di chetosi troppo alti da subito, perché chiaramente potenzialmente pericolosi, va a eliminare un sacco di chetoni a livello renale. E dunque li troviamo poi nelle urine, e infatti nelle prime settimane di solito il test dei chetoni è un pochino più acceso in termini di colore, quindi c'è una quantità di chetoni che certamente può dare valori quindi piuttosto alti. Con l'andare del tempo il corpo inizia a produrre chetoni, ma anche a utilizzarli in maniera più efficiente rispetto alla maggior parte dei tessuti che si chetoadattano e che diventano capaci di utilizzare questa molecola a scopo energetico. E dunque cosa succederà? Di conseguenza, anche se la produzione di chetoni può aumentare leggermente ancora, ma elimineremo meno chetoni a livello urinario perché ne consumeremo di più. È proprio un bilancio: produzione, utilizzo a scopo energetico ed eliminazione dell'eccedenza. Ed ecco perché con queste striscette normalmente la chetosi tende a diminuire un pochino nelle settimane successive alla seconda, di solito terza settimana, e a trovare quindi valori specialmente al mattino abbastanza bassi o addirittura per certi versi assenti. Dunque, cosa fare nei casi in cui troviamo questo tipo di test assente e negativo, quindi a livello di chetosi la mattina? Provare ad altri orari della giornata per verificare se effettivamente la chetosi è presente o meno. E quando questo? Magari prima di cena o anche prima di pranzo. Comunque quando abbiamo anche mediamente nel sangue livelli di chetosi un pochino più alti, la mattina rimane uno dei momenti in cui la chetosi effettivamente è più bassa del dovuto, e quindi abbiamo questo tipo di attenzione da porre quando andiamo a effettuare la misurazione. Un'altra cosa molto importante riguardo questi stick è che vanno conservati molto bene e non oltre comunque dall'apertura i 3-6 mesi, dunque non abbiamo così tanto margine su questi stick. Quindi se magari avevi fatto la chetogenica qualche mese fa o anno fa, se è passato troppo tempo quegli stick purtroppo si sono aperti, vanno buttati, anche se li hai conservati come andrebbero conservati, quindi in condizioni di asciutto, di diciamo non umidità, in condizioni di non esposizione alla luce. Questo è molto molto importante, quindi attenzione a questo discorso della chetosi. E poi non toccare mai, mi raccomando, la garza dove c'è il reagente che poi reagisce con appunto i chetoni urinari, con le dita o con altri tessuti, perché questo chiaramente può alterare la qualità del test e magari far venire fuori quei colori strani, no? il giallo, l'azzurro, colori di questo tipo che chiaramente non appartengono alla scala di colori che normalmente vediamo invece nel nostro test. Attenzione anche rispetto alla veridicità del test a guardare
che farmaci stiamo assumendo. Ora, ci sono farmaci che effettivamente andiamo a utilizzare in maniera non tanto frequente magari, ma comunque qualche paziente che in dieta chetogenica potrebbe dover utilizzare questo tipo di farmaci, e mi riferisco a farmaci che contengono molecole effettivamente che possono dare un falso positivo o un falso negativo nel nostro test o alterarne proprio il colore, come dicevo prima. E sono questi farmaci, in particolare quelli che contengono azocoloranti come il piridium, che vabbè, non è usatissimo, ma comunque si può capitare di utilizzarlo, oppure farmaci che contengono nitrofurantoina, che è una molecola che è contenuta anch'essa in alcuni farmaci come il macrodantin. Inoltre anche la levodopa, che è un farmaco che si usa per chi soffre quantomeno a stadi iniziali per contenere il decadimento del morbo di Parkinson, anche questa è una molecola che effettivamente come farmaco può alterare a livello urinario il nostro test della chetosi. E inoltre un'altra molecola che può farlo è la riboflavina, ovvero la vitamina B2. Anch'essa presente in molti integratori, ovviamente dipende anche dal dosaggio, no? Però ci può stare che vitamine del gruppo B possano, la B2 soprattutto, possa alterare effettivamente leggermente il test e dunque renderlo un pelo meno attendibile. Altro tema molto importante sulla misurazione della chetosi è che ovviamente anche i livelli di acqua contano, cioè se io passo da 2 litri al giorno a 5 litri al giorno di acqua e mantengo la dieta chetogenica stabile, è possibile che i chetoni siano un po' meno concentrati nelle urine, perché chiaramente eliminerò più liquidi per ogni minzione e dunque mi trovo magari dei test negativi o comunque molto blandi in chetosi, perché appunto ho alzato di molto i miei livelli di idratazione, che di solito invece erano un pochino più bassi. Quindi attenzione anche a questo tema dell'idratazione, perché anche questo può creare confusione. Al netto di questi consigli che sono importanti quindi per valutare anche l'efficacia di questo test, una cosa che crea tanta confusione e che voglio ribadire, anche se ne ho già parlato all'inizio di questo test, è proprio il tema dei livelli di chetosi. Ora, salvo eccezioni molto rare, per cui in realtà ha più senso utilizzare un test ematico dove abbiamo un valore un po' più veritiero della chetosi del sangue, e parlo di casi rari perché riguardano delle patologie come emicrania, epilessia e così via, non è necessario per la stragrande maggioranza dei casi di dieta chetogenica, che sia per trattamento di patologie o per dimagrimento, avere chetosi massime o molto alte durante la giornata. Cosa vuol dire questo? Che per quelle patologie che ho citato, effettivamente in qualche caso, non è anche sempre, esiste una soglia di chetosi sotto la quale effettivamente i sintomi, anche se in chetosi, emergono. Invece non esiste questa cosa invece in tutti gli altri percorsi dove andiamo a trattare l'infiammazione, il dimagrimento e così via, soprattutto una volta che ci siamo cheto adattati, quindi dopo quel primo 3 settimane, 1 mese di dieta chetogenica, dove abbiamo creato quelle basi metaboliche per sfruttare al meglio la nostra chetosi e i nostri chetoni. Quindi anche se la vostra chetosi è più bassa a certi giorni e più alta in altri, non è che più chetoni abbiamo nelle urine e più dimagriamo velocemente, più abbiamo risultati velocemente, è un qualcosa che non si associa direttamente. Anzi, voler tenere alti i livelli di chetosi costantemente ovviamente richiede un aumento del quantitativo del consumo di grassi rispetto a proteine e carboidrati, e siccome se siamo in un dimagrimento, come nella maggior parte dei casi, abbiamo un deficit calorico anche inserito in questa dieta, chiaramente vuol dire consumare non tanto più grassi, ma consumare meno proteine e carboidrati, rendendo quindi la dieta anche più difficile da sostenere nel lungo periodo. Quindi attenzione quando parliamo di chetosi, perché tante volte si fa molta confusione e si creano situazioni dove si va in frustrazione o nel panico per momenti che invece non lo richiedono. Quindi spero che ti sia servito questo podcast per mettere un po' le idee in chiaro sullo stick urinario, su come va interpretato e sui livelli di chetosi corretti da mantenere nella dieta. E ti ricordo che
Abbiamo il gruppo Facebook di Vivere in Chetogenica con 82.000 iscritti, dove ogni giovedì alle 21 sono in diretta per parlare di dieta chetogenica e di stile di vita chetogenico. E inoltre ti ricordo di mettere le 5 stelline su questo podcast se ti è piaciuta la puntata e ti piace il mio format, per aiutarmi a divulgarlo a tutte le persone che ancora seguono diete chetogeniche, che o non lo sono o sono vittime dei 21 giorni con pasti sostitutivi, purtroppo, che ancora oggi imperano in questo ambito. Ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie dal Doc.